Romana Caruso Mariani, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro, Edizioni Cinque Sensi, Crescere l'amore. Prima di entrare nello spirito del libro con Romana Caruso Mariani, che è l'autrice, lei è chirurgo, psichiatra, psicoterapeuta, si occupa del disagio di adulti e bambini e, tra l'altro, lo ricordiamo, è tra i pionieri della psichiatria perinatale applicata alla clinica. Ecco, e qui mi fermo perché vorrei capire un pochino di più in che cosa consiste la psichiatria perinatale. La psichiatria perinatale, come dice appunto la definizione, è una branca della psichiatria, anzi la più giovane branca della psichiatria, che si occupa appunto dello studio della fisiologia, quindi della salute delle emozioni, di come nascono, di come crescono e poi anche di purtroppo di quali sono le vie che possono prendere per così ammalarsi un po', e quindi per individuare quali sono le condizioni respirate da piccolino che possono distorcere l'alberello della sua crescita e portare al disagio psicologico in età infantile, un manifesto in età infantile, piuttosto che poi si possa manifestare in adolescenza o in età adulta. E qui siamo già proprio all'interno dell'argomento del suo libro, perché il suo libro nasce da un'esperienza professionale e dal suo impegno. Ricordo per esempio l'associazione Il Sorriso dei Bimbi. Ecco, Romana Caruso Mariani, da che cosa nasce, da cosa è nata l'esigenza di scrivere un libro come Crescere l'amore? Dalla mia storia, posso dirlo? Ma certo, perché si parte sempre da qualche parte. Esatto, quindi sono nata con l'intento di curare gli adulti, infatti come ha correttamente ricordato il mio curriculum è quello di prima di psichiatra, psicoterapeuta degli adulti, perfettamente consapevole, la cosa che poi la mia pratica ha confermato, che dentro ogni adulto, mi consente di usare una metafora figurata per farmi capire bene, c'è un piccolino più o meno felice, più o meno insicuro, più o meno angosciato, da riscoprire perché poi l'adulto possa ritrovare il proprio equilibrio. Alcuni autori hanno parlato in maniera molto efficace di un bambino interiore, no? Una parte di noi che purtroppo è cresciuta in maniera distorta, come dicevo prima, o in maniera inefficace, e che ha bisogno di essere, virgolette, messa a posto per poter trovare un equilibrio e una serenità. E quindi da questa continua conferma che era proprio così, cosa che magari a un osservatore esterno può sembrare anche banale, ma le garantisco che nei circuiti che prende la scienza della psichiatria e che ha preso la psichiatria ufficiale non sempre questa cosa è purtroppo riconosciuta. Quindi nel confermare tutto questo mi sono detta, beh, allora aiutiamo questi adulti a crescere dei bambini che possano non cadere in queste involontarie, ovviamente, trappole che il mondo dei grandi può porre nella loro crescita. E allora ho iniziato a occuparmi di genitori e quindi poi dell'attività che i genitori hanno con i loro piccoli, sempre più piccoli, fino a concepire questo nuovo modello di intervento rivolto ai genitori assolutamente sani, quindi in condizioni che noi diremmo assolutamente fisiologiche, che invitiamo qua a Brescia, ma non solo, per degli incontri di gruppo, per verificare un po' la salute globale del bambino. E tra le cose di cui si parla di pappe, si parla di nanne, si parla di pancine, eccetera, eccetera, di svezzamenti, chi ne ha più ne metta, si parla anche del cuoricino e di quali possono essere, noi chiamiamo questi incontri le parole dei bebè, appunto le parole con cui i piccoli si esprimono prima di poter possedere lo strumento prezioso della parola. E quindi si incominciano a comprendere non solo le emozioni dei piccoli, ma anche quali emozioni dei grandi i piccoli fanno risuonare, di cui gli adulti molto spesso non sono neanche consapevoli. E da qui parte tutta una lunga e affascinante storia di ricostruzione di un tessuto familiare che può diventare sempre sempre più importante, più ricco, più denso e più affascinante. Ecco, riprendo una sua figura per
sottolinearla, quanto i bambini possono far risuonare le emozioni. Ora, le nostre casse di risonanza sono i nostri bambini, i nostri figli, no? E attraverso loro possiamo giudicare noi stessi, possiamo capire come noi ci comportiamo. Se loro sono la nostra cassa di risonanza, sono il nostro specchio, in sostanza. Certo, io la correggerei, possiamo imparare, certo, ad ascoltarci. Certamente non giudicarci, perché la parola giudizio poi ci può fuorviare, ci può mettere allarme, ci può fare paura. La parola capire, anche se capisco che lei probabilmente la usa in un'altra accezione, ma c'è parecchia gente che ci ascolta, quindi qualcuno può essere imbrogliato e pensare che il lavoro che, a cui ci riferiamo sia un lavoro di tipo mentale. Invece il bello di quello di cui si occupa la psichiatria perinatale, di cui i genitori possono occuparsi, ripeto, in maniera assolutamente fisiologica, senza pensare a guai, problemi, grosse difficoltà, ma proprio per imparare ad ascoltare meglio i piccoli e loro stessi, è proprio l'ambito emozionale puro. I bambini hanno questa capacità, che in gergo tecnico noi chiamiamo empatia, di entrare dentro all'animo degli adulti e di provocare delle parti di loro che si erano addormentate, che non si esprimono bene, di cui da soli non riusciamo a renderci conto, e quindi possono migliorarci molto nel profondo, se li sappiamo ascoltare bene, ovviamente. Lei ha detto la parola empatia, che è una parola che tutti quanti ormai, una delle parole che ormai è tirata per la giacchetta, spesse volte la diciamo senza nemmeno sapere qual è il suo vero significato, e spesse volte la diciamo per vestire un po' meglio i nostri discorsi, ma in verità questa parola non la frequentiamo, vero? Sì, non la frequentiamo, oppure, come si diceva prima, la frequentiamo superficialmente, no? Per cui essere empatici vuol dire darci una pacca sulla spalla, fare due chiacchiere dicendo sì, mi dispiace. No, ovviamente empatia vuol dire essere in grado di essere empatos all'interno dell'emozione dell'altro, quindi essere in grado di sentire quello che l'altro sente per poterlo non necessariamente approvare o seguire, ma semplicemente condividere e poi aiutare l'altro assolutamente solo attraverso questa condivisione. Sembra una cosa molto semplice, ma credo che sia invece la malattia che ammala non solo i nostri piccini, per cui c'è sempre meno spazio per questa semplice ma assolutamente fondamentale operazione, e poi probabilmente anche a ruota la nostra società. Il libro si intitola Crescere l'amore, è un titolo sicuramente molto ambizioso, ma le ambizioni ci vogliono, devono esserci, perché crescere l'amore può apparire una forma romantica di dare un titolo a un libro, può apparire una forma di attenzione, ed è anche giusto, però crescere l'amore, lo sentivamo poco fa dalle parole di Romana Caruso Mariani, è un percorso difficile, un percorso di ogni giorno, un allenamento che non va dimenticato, perché altrimenti non cresciamo una pianta, per così dire, che possa diventare storta. Esattamente, devo dire che adesso, andando trovandomi con le persone a chiacchierare di questo libro, in tanti mi chiedono strabiliati: no, ma che bel titolo, ma come ha fatto a scegliere, da cosa le è venuto? Io devo essere assolutamente sincera, mi è venuto così da dentro, semplicissimamente, e l'ho rivisto poi sulla carta a rispecchiare anche tutto quello che è l'attività scientifica, no? Perché c'è del romanticismo forse un po' ad effetto, ma c'è tutta l'essenza poi della crescita umana. Noi siamo l'amore, e questo non è romanticismo, non è poesia, appunto è pura scienza, perché l'essere umano nasce dal pensiero di qualcuno che lo ha voluto concepire o lo ha comunque mantenuto in vita, e l'essere umano poi è in grado di esserci a 360 gradi solo se mantiene questa fiammella dell'identità, che poi appunto è l'amorevolezza che ognuno di noi porta dentro di sé per tutta la sua esistenza. No, pensiamo a chi ha delle gravissime menomazioni, chi è costretto a vivere in condizioni fisiche veramente terrificanti, ma continua a contagiare gli altri di forza, energia, idee, passione, ed è probabilmente più vitale di tante persone che purtroppo sono tutte intere, tutte funzionanti, ma con un pezzo mancante molto importante. No? Noi siamo fatti d'amore, ma l'amore che ci piaccia, no? L'amore esiste solo in quanto esiste una relazione, perché altrimenti non esiste l'amore. Proprio perché esistono le relazioni, esistono le emozioni, e proprio perché esistono le emozioni dobbiamo saperle
non dico gestire, ma dobbiamo saperle vivere, vivere pur essendo pieni d'errore le nostre emozioni, ma dobbiamo saperle vivere e cercare di correggerle, perché correggendo noi stessi facciamo semplicemente del bene a chi ci sta intorno, nient'altro che quello. La posso correggere? Ma certo, a me non sa quanto fa piacere quando vengo corretto, perché la cosa è molto bella e anche molto naturale. Scherzavo perché ha usato questa parola due volte. Quale parola? Correggere. No? E quindi lei dice, nostra emozione dobbiamo correggere. No, se dobbiamo ascoltare fino in fondo. È la seconda volta che me lo dice, la parola ascoltare. Perché nelle persone sensibili, molto intelligenti, quindi che sono capaci di approcciarsi al mondo emotivo in maniera profonda come sta facendo lei, però talvolta questo è il vizio di forma, no? Per cui ci, in maniera molto o un pochino rigida, ci guardiamo con l'idea, vediamo cosa ho di sbagliato dentro, e questo crea già una piccola patologia in sé, e questo già impedisce all'emotività di essere riconosciuta tutta, di fluire in maniera armonica, completa, no? Perché già il giudizio toglie un pezzettino, divide, non unisce. E quindi diciamo che possiamo imparare ad ascoltarci fino in fondo, proprio con questa sensazione che tutto quel che abbiamo dentro è bello, e nel momento in cui le emozioni sono accettate, anche quelle che possono sembrare più difficili, come la rabbia, tutto quello che può evocare le diversità, poi si compone in una tranquillità che è semplicemente legata all'ascolto. Sì, che lei mi ha corretto due volte introducendo la parola ascoltare, e pensi ancora che questa trasmissione, Il posto delle parole, ha come sottotitolo Ascoltare fa pensare. Allora vuole proprio dire che io non so ascoltare. Complimenti per la bella prefazione di Walter Veltroni, ma che bella. Sì, beh, deve farle a lui complimenti. Le faccio lei che le così faccio come lui. Come glieli possiamo fare per il suo magnifico film I bambini sanno, sì. Che è un compendio a questo libro, perché andando a ascoltare direttamente le voci innocenti, semplici, ma profondissime dei bambini, il regista Walter Veltroni ci ha regalato una somma di vita veramente piacevole e profonda. Romana Caruso Mariani, Il crescere l'amore, in questo libro, lo ricordiamo, edizione 5 Sensi, è un fatto che non ci toglie dall'impegno della responsabilità. La parola responsabilità è una parola che spesso diciamo, ma vuol dire semplicemente essere capaci di rispondere delle nostre azioni, ma quantomeno cercare di dare delle risposte che non possono venire da soli, perché il crescere all'amore, come dicevo prima, ha un senso legato alla relazione familiare. Oggi come stiamo nella crescita dell'amore delle nostre famiglie? Siamo maluccio, per cui è nata l'idea, tra le tante cose che faccio io con la nostra associazione Sorriso dei Bimbi a servizio della famiglia, anche di scrivere questo libro, che potrà essere una goccia del mare, ma speriamo che richiami proprio a questo. Quindi questa volta uso una magnifica parola, responsabilità, che è dei genitori, chiaramente, della crescita, della salute dei piccoli, ma è anche di tutta la società. È una delle cose di cui si pregia la nostra associazione, è proprio il fatto di voler restituire a tutti quanti la responsabilità della salute interiore, che sia degli adulti, ma a maggior ragione se è quella dei piccini, perché è vero che i bimbi sono dei loro genitori, ma sono anche di tutta la società, perché sono la nostra crescita, e quindi tutti abbiamo il dovere, la responsabilità di fare il meglio per loro. Qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Un libro inglese che si chiama, che mi faccia ricordare, ha due parole chiave, una è Rage, quindi è appunto rabbia, e l'altra è Despair Turn into Rage, quindi la disperazione che si tramuta in rabbia. È un vecchissimo libro americano, mi sembra del 1999, introvabile, ho dovuto comprarlo usatissimo, ed è stato scritto dalla Lega Americana per il Child Welfare, per il benessere del bambino, e rivolto agli operatori, gli educatori che lavorano nelle comunità o contatto con bambini difficili. E ricorda, è un libro molto 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 bello, perché appunto è molto semplice ma ugualmente profondo, e ricorda agli operatori di primo livello quello che spesso loro non sanno,
cioè che è vero che è importante osservare i comportamenti, no? I bambini fanno, i bambini dicono, i bambini ha fatto cos'ha, va bene a scuola, non ci va, è capriccioso, non lo è, fa i dispetti oppure no, ma è importantissimo ed è questo che poi apre la porta al cambiamento di un animo che soffre, conoscere appunto l'emozione che c'è dietro, no? Questa disperazione, questa rabbia che accompagna spesso i bambini difficili che sono sempre di più, anche per motivi personali, in questi giorni, proprio in questo momento, sono a contatto con dei servizi che si occupano di questi bimbi e devo dire che è stravolgente, veramente stravolgente, vedere che non esiste proprio l'idea di presentare questi bambini per quelli che sono dentro o di chiedere loro come stai dentro. Ma c'è un elenco di sintomatologie, di abitudini, di difficoltà con cui i bambini vengono etichettati, ma sicuramente non capiti e quindi altrettanto non aiutati. Tra l'altro, in questo studio c'è un'immagine del telefono azzurro che risale niente meno che al 1995. Proprio in quell'anno, me l'ha fatto venire in mente lei, guardando nel contempo questa cosa, Leonardo Caffo, no, Caffo, di cui non ricordo più il nome, ahimè, lo psichiatra Caffo, che è il creatore dell'associazione del telefono azzurro, diceva: ogni volta che noi lo incontravamo nelle conversazioni, noi parliamo sovente dei bimbi, dei bambini, ma non parliamo con i bambini. Ecco, lo spostamento di preposizione è importante. Assolutamente. Certo, anche perché rischiamo di parlare dei bambini con le nostre categorie, con i nostri pensieri, con i nostri bisogni, col nostro egoismo, con la nostra mancanza di sensibilità e invece perdere delle informazioni che sono molto semplici, come sono tutti i bambini, molto nucleari, ma molto profonde, che poi spiegano chi sono loro e quello che a loro davvero serve. Adesso probabilmente dirò una cosa che sembra un pensiero molto già fatto, però purtroppo molto reale. La società ci propone tanto per i bambini, tanti negozi, tante firme, tanti giochi, tante cose, ma veramente pochissimo di quello di cui i bimbi hanno bisogno, quindi qualcosa che aiuti loro ad esprimersi per quel che sono loro, senza che siamo noi a dover mettere dentro dei contenitori quello che ci fa più comodo economicamente, culturalmente, per fare gli adulti come piace a noi, eccetera, eccetera, eccetera. E in questo eccetera c'è veramente il senso del nostro esistere, dove la parola senso ha veramente perso molto del suo significato. Romana Caruso Mariani, autrice del libro Edizioni 5 Sensi, Crescere all'amore, noi la ringraziamo per il tempo che ha dedicato qui nel posto delle parole per raccontare di come crescere l'amore, che è una crescita continua, quotidiana. Non esiste una pausa in questo, ed è anche il bello, la nostra missione del nostro vivere, questo crescere continuo. Grazie ancora. grazie a voi di vero cuore. Buongiorno. Arrivederci.